Rieccoci ragazzi, siamo qua ancora al booth di Microsoft. Abbiamo appena provato Forza Horizon 2, di cui già trovate l'articolo in home page. Insomma, un racing game open world che ha confermato tutte le aspettative. A dire la verità, la demo qua sullo show floor è abbastanza striminzita. Infatti c'è un solo circuito che si dirama sulla Costa Azzurra e include un paesaggio rurale per poi scendere fino a una piccola cittadina sul mare. Tutto però è dannatamente spettacolare, appunto perché non c'è un tracciato unico, ci sono tantissime possibilità per il giocatore di scegliere anche route differenti. Infatti il gioco è un open world. Dal punto di vista grafico, confermati i 30 fps e i 1080p, sensazione di velocità davvero incredibile. Per quanto riguarda invece il modello di guida, non ci sono grandi stravolgimenti dal primo Forza Horizon. Infatti il gioco è dannatamente arcade, però ci sono delle feature implementate da Forza Motorsport 5, ovvero la possibilità di scegliere tra volante normale e quello simulativo, e anche i danni, che possono essere estetici ma anche meccanici. E poi ci sono i drive avatar. Questo cambia radicalmente l'intelligenza artificiale in campo. Infatti, come su Forza Motorsport 5, l'intelligenza avversaria capisce come ci muoviamo, le nostre strategie, impara dai nostri errori e dai suoi stessi errori. Dal punto di vista della quantità ci sono grandi notizie: abbiamo più di 700 eventi confermati all'interno del gioco, una mappa che è tre volte più grande di quella del primo Forza Horizon, senza muri invisibili. In più c'è anche il clima dinamico, quindi all'interno delle corse, in maniera piuttosto scriptata però, incontreremo la pioggia, in questo caso nella demo mostrata, poi la un asfalto molto più scivoloso e quindi difficile da controllare il mezzo. Sullo show floor c'era una demo con tre mezzi: era una Nissan GTR, la nuova Lamborghini Hurricane e poi la Stingray. Davvero spettacolari, anche se il modello di guida fra le tre macchine, a parte la GTR, non era così dissimile. Comunque sia un grandissimo arcade.